Oggi, come sapete, contravveniamo un pochino al titolo di questo ciclo. Il ciclo, lo sapete, ormai dura da moltissimi anni e si chiama Dentro l'opera, ma oggi andremo dentro da qualche parte, ma non si tratta di un'opera, si tratta dello Stabat Mater di Rossini. Il ciclo, ripeto, è proprio fieramente operistico, ma sapete tutti che sta per essere eseguito qua a Bologna, qui, esattamente in questa sede, con streaming al Teatro Comunale, lo Stabat Mater di Rossini, per la semplice ragione che nel lontano 1842 qui ebbe luogo la prima italiana. Per cui quando per l'ennesima volta, l'anno scorso, mi sono trovato a proporre all'Archiginnasio la solita serie di lezioni e conferenze, mi hanno chiesto di inserire anche lo Stabat Mater, sebbene non sia opera. L'ho fatto molto volentieri e cercherò di trattare questo lavoro sacro come un'opera. Con molta difficoltà però, perché il testo di per sé, la partitura, lo spartito, è cosa tutto sommato di grande valore, si intende, però è un'oretta di musica, i pezzi sono 10, volendo un esame, una scorsa su questa musica potrebbe essere anche piuttosto veloce. Però per arrivarci ci sono molte vie, molte strade, mi piacerebbe provare a percorrerle un po' tutte. Intanto c'è un problema di testo, cioè questo Stabat Mater, queste parole che risalgono addirittura al 300. Voi potreste dire: cosa ci importa? Parliamo della musica di Rossini, ma se Rossini a metà 800 ha musicato un testo che aveva mezzo millennio di vita, qualcosa vorrà pur dire. Un testo di carattere sacro, poi vedremo in che misura questa musica la si possa chiamare sacra o religiosa o liturgica. La bibliografia rossiniana è molto generosa e molti si sono posti anche questo problema. Chi si ricorda il Cuius Animam, che arriva quasi subito in questo lavoro, capirà come più di un critico abbia sollevato perplessità, dicendo cioè che il testo sarà sacro, ma la musica non è mica tanto sacra. La musica sa molto di opera, come sicuramente ricordate e come proverò a dire. Però la prima esecuzione, che ebbe luogo qua, come vi dicevo, il 18 marzo del 1842, presuppone un discorso, un racconto sull'origine, sulla genesi di quest'opera, perché Rossini cominciò a pensarci e a lavorarci nel 1831. Quest'uomo, che era capace di comporre 2 o 3 o anche 4 opere all'anno, in più anni ha prodotto 4 opere anche corpose e lunghe, per svariate ragioni, come sicuramente ricordate, a 37 anni smise di comporre per il teatro, cominciò ad avere problemi, non direi di carattere psicologico, ma sicuramente di carattere nervoso, e cominciò a fare il contrario. A questo lavoro, per qualche ragione, dovette dedicare più anni con un bel periodo di silenzio interno. Ripeto, ma ora ne parleremo meglio, dal 31 al 42. E quindi la via per arrivare a tutto ciò è piuttosto complessa. C'è il testo, c'è la composizione di Rossini, c'è anche molto semplicemente un fatto di carattere liturgico. Questa musica composta su questo testo, il testo, donde viene, che significato ha? Ci sarebbe anche una parolina specifica. La parolina è sequenza, sequenza. Ora io posso provare, lo faccio molto volentieri, ad abbozzare una storia della sequenza, perché è una sequenza, ma il discorso sarebbe molto molto complesso. Sicuramente ricordate che Rossini, oltre a tutte le opere che ha fatto, oltre a certa musica da camera, oltre alle belle sonate a 4 strumenti e così via, si è dedicato anche alla musica sacra. Prima di esordire nell'opera, lui era nato, lo sapete, nel 1792, esordisce nel teatro d'opera nel 1810, ancora sotto i 18 anni compone 3 messe.
che sono state trovate faticosamente, manoscritte, di valore anche limitato effettivamente. Gli studiosi moderni le hanno battezzate a seconda della città dove furono composte. Sicché c'è una messa di Ravenna, una messa di Forlì, una messa di Bologna. Messa cosa vuol dire? Vuol dire quello che sappiamo. La messa musicale è composta da 5 parti che si chiamano ordinario della messa: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus e Agnus Dei. Una messa che non abbia l'Agnus Dei non è una messa. Ecco, la messa ha una sua valenza, validità rituale dalla quale non si può derogare. Per 3 volte, prima di debuttare in teatro, Rossini ha composto una cosa del genere. Poi arrivano tutte le belle opere. Nel 20, per una ragione di commissione personale e così via, stando a Napoli, scrive un'altra messa che si chiama Messa di Gloria, Messa di Gloria. Basta la parolina Gloria per fare capire che siamo a un altro livello. La Messa di Gloria consta di 2 parti soltanto, il Kyrie e il Gloria. Quindi è una messa breve, una messa volutamente incompleta, data a Napoli, ma che aveva avuto molta fortuna anche in quel di Bologna. Poi arrivano le altre opere, si arriva agli anni 30, vedremo la genesi di questo Stabat Mater, il tempo passa, passa, passa. Nel 1863, moltissimo tempo dopo, quando Rossini non componeva più per il teatro, aveva ricominciato a comporre quei pezzettini brevi da camera per voce, voce pianoforte, solo pianoforte, gruppettino di voci, ma cose talmente piccoline che lui stesso, con la solita ironia, le volle chiamare queste musichette pesce de vieillesse, peccati di vecchiaia, cioè proprio sciocchezzine che faccio da vecchio perché non voglio smettere. E lo disse a un visitatore che lo andò a trovare a Parigi: non creda mica, io non produco più da anni e anni e anni, ma non sto mica un giorno senza buttare giù un po' di musica. Per lui, per loro, era una regola. C'è anche una bella frase di Beethoven che dice: nulla die, ripresa da Plinio addirittura, nulla dies sine linea. Non deve per noi musicisti passare un giorno senza una linea, senza un frammentino di musica. Anche la composizione musicale è un esercizio. Però lui, nel 63, che non componeva più da tantissimo tempo, dovette comporre quella che si chiama Petite Messe Solennelle, che è stata eseguita anche recentemente a Bologna, che sicuramente conoscete. Altra cosa un po' scherzosa, se vogliamo. In mezzo c'è la parola messa, però prima c'è la parola piccola, pazienza, ma poi c'è la parola solenne. Allora che gioco giochiamo? O è solenne o è piccola. Lui scherzava sempre e così volle fare. Se vi capita di sentire questa piccola messa solenne, vedete che è una messa, Kyrie, Gloria, Credo, eccetera, eccetera. Tutto quello che ci vuole. Che ci vuole nella messa, o meglio, in quella parte che si chiama ordinario della messa. Ma voi sapete benissimo che nella messa ci sono anche altre cose, altri momenti. Il famoso Kyrie, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Se voi ascoltate anche adesso una qualunque messa recitata, voi sentirete che tra la parola Kyrie e la parola Eleison ne infilano sempre delle altre. O Signore, tu che, eccetera, 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 abbi pietà. Gesù, tu che, eccetera, 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 abbi pietà. Ve lo dico perché nell'antichissima messa gregoriana, che naturalmente affonda le sue origini chissà dove, un po' prima del 1000 cominciarono a infilare delle cosette nuove. C'era il divieto di cancellare delle cose e aggiungere delle cose nuove, per carità, era la parola divina, però erano furbetti e quindi non cancellavano ma aggiungevano. E quindi se rimaneva la griglia di Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, aggiungendo un po' da tutte le parti, si rimpinzava il canto. Questo canto si chiamava ancora Kyrie.
ma c'era una parolina dopo che lo specificava, si chiamava Kyrie tropato o anche tropo del Kyrie, per dire che la messa gregoriana, che era a suo modo timida e limitata, per tante ragioni si trovò a fiorire. C'era un passo dell'Alleluia che era molto fiorito, molto ricco. Alleluia, sono quattro sillabe, un compositore che la voglia musicare questa cosa con quattro note fa presto, voglio dire, non bisogna essere Mozart per comporre questa cosa, ma l'Alleluia era composto in modo che si vocalizzasse, si corresse, si giocasse e così via. Sempre attorno al 1000 si cominciò a pensare di evitare che questo canto fosse sillabico, Alleluia, quattro sillabe, quattro note, ma si pensò che tutte le notarelline in giù che stavano sulle varie sillabe, per cui le note, le sillabe potevano essere quattro, ma le note potevano anche essere 40, 80 e così via, su queste sillabe, sotto queste sillabe, si poteva cominciare a pensare di aggiungere dei testi nuovi, delle parole nuove, tanto la coscienza era pulita, le note sono sempre quelle, noi aggiungiamo delle parole, non è che oltraggiamo il canto. Tutto questo si chiamava sequenza. La sequenza era un canto che sostituiva i melismi dell'Alleluia. Poi le cose si complicano tanto che a un certo punto l'Alleluia rimane per conto suo nel punto della messa e tutte le incrostazioni, tutte le aggiunte, tutte le sequenze, per così dire, vengono giustapposte all'Alleluia. Dal 1000, 1100, 1200 in poi, in quel punto della messa, noi sentiamo un bel Alleluia e una sequenza, cioè un pezzo originato da quelle note là, ma poi furbescamente sempre più reso autonomo. E così allora arriviamo al principio del 300. Nei primi del 300 c'è un frate francescano, bello energico, che è Jacopone da Todi, il quale, nemico acerrimo di Bonifacio VIII, che era poi anche il nemico di Dante, Bonifacio VIII scaravente in esilio Dante, e invece il frate lo mette in prigione, molto semplicemente, quindi il povero Jacopone da Todi sta in prigione per 3 anni. Quando il Papa muore, esce di prigione, sta per morire anche lui, ma fa in tempo a comporre, a scrivere l'ennesima sequenza. E scrive questo pezzo che proprio dice queste parole, Stabat Mater Dolorosa, un latino medievale, un latino scritto come si deve. Erano cioè 20 strofette, quindi un testo piuttosto lungo, e ogni strofa era fatta da tetrameti trocaici. Tetrameti trocaici è un qualche cosa che potrebbe sembrare chissà cosa. In realtà si trattava semplicemente di alternare note e valori lunghi con note e valori brevi. Del resto, se voi provate anche semplicemente a recitare questo testo, lo capite immediatamente. Stabat, Mater, Dolo, Rosa, Iuxta, Crucem, Lacri, Mosa. È quel complesso che produrrà poi l'ottonario, l'importante verso italiano. Jacopone da Todi scrive questa sequenza, si comincia a eseguire questa sequenza, in particolare, capite bene, si trattava di illustrare, descrivere lo strazio della Madonna davanti a Gesù. E quindi si comincia a inserire questa sequenza nella messa del Venerdì Santo, e poi anche qualche settimana dopo Pasqua, poi anche il 15 settembre per la Addolorata. Dicevano i Vangeli che la Madonna aveva patito 7 grandi dolori nella sua vita. Il quinto dolore, forse il maggiore, era quello che aveva provato davanti alla croce, Dum pendebat filius, dalla quale pendeva appunto il figlio. C'era questa devozione mariana che si allungava nei secoli. A un certo punto si concretò con questa sequenza, con questo testo. Il problema è molto complesso, sapete, perché una volta che Jacopone, a parte il fatto che Jacopone l'ha scritta lui
questa sequenza al 99%, sono cose così lontane nel tempo che dei dubbi ce ne sono ancora. Sono state avanzate altre candidature, per quello che ne so, però sono candidature poco autorevoli, quindi cominciamo a dire di Jacopone o attribuita a Jacopone. Una volta però che c'erano le parole sue, queste belle 20 strofe composte in questo modo, la messa allora era cantata, bisognava cantarla questa roba, ma loro non avevano mica problemi. Il canto gregoriano era talmente ricco di melodie che presero delle melodie precedenti del canto gregoriano, e quindi un vecchio canto di 100 anni prima, 200 anni prima, 500 anni prima, lo scaraventarono sopra a queste parole. Solo che queste parole erano poi così belle, così vivaci, così drammatiche, che piacquero a tanti. Una delle caratteristiche fondamentali e anche una delle bellezze del canto gregoriano è quello di essere assolutamente anonimo. Se voi vedete un canto chiesastico con un nome e cognome, state tranquilli che non è gregoriano. Si dice, ed è una cosa meravigliosa a mio avviso, che il canto gregoriano è il prodotto di un'intera civiltà di tutta l'Europa per secoli, secoli e secoli. Chi adesso è nemico del canto gregoriano sappia che non è nemico di un autore o di un momento, di uno stile, è nemico di tutta la cristianità che ha pregato oralmente per secoli e secoli. E guardate che è vietato dire musica gregoriana, non è musica gregoriana, è canto gregoriano, è proprio un qualche cosa che allo strumento non pensa minimamente. Sta di fatto che questo testo, nato da Jacopone come sequenza per la Dolorata e intonato in questa maniera, poi piacque moltissimo nella sua drammaticità a tanti compositori. Per cui sicuramente vi sarà capitato di ascoltare lo Stabat Mater di Palestrina, il grande compositore romano. Ce n'è uno bellissimo anche di Josquin des Prez, ce n'è uno meraviglioso di Orlando di Lasso. Nel 400-500, nel grande momento della polifonia fiamminga o rinascimentale italiana, sono a decine i musicisti che intonano questo venerando testo. Certo, il gregoriano era tutto, come dire, monotono, se vogliamo, tutto monodico, tutti cantavano la stessa cosa. Il gregoriano doveva essere facile perché era cantato dall'assemblea. Non si può immaginare che il gruppo dei fedeli abbia il diploma in canto corale, in composizione e così via. Invece la polifonia, questa che vi citavo, di Palestrina, Lasso, Josquin e così via, presuppone un canto complesso, difficile, piuttosto ardito. Del resto, sapete, se vi capita di ascoltare lo Stabat Mater di Palestrina, io credo che duri 15 minuti. Beh, quello di Rossini, vi ho appena detto, che dura un'ora. Le parole sono esattamente le stesse, però lo stesso testo cantato può durare. Quello di Pendereschi, quello di Arvo Pärt e così via, sono robe di 7, 8, 10 minuti. Insomma, una infinità di autori ha musicato secondo il suo stile, anche gli Scarlatti naturalmente, questa sequenza, anche Pergolesi, e lo cito Pergolesi, primo perché lo Stabat Mater di Pergolesi è bellissimo, secondo perché per fortuna è rimasto molto in repertorio, poi perché dura 40 minuti, vedete c'è chi lo fa durare questo testo 8 minuti, chi 15, chi 20, chi 40, chi più di un'ora come Rossini. È la bellezza della musica che si riversa sul testo e può fare esattamente quello che vuole. Ma io cito Pergolesi non solo per ragioni estetiche e così via, ma anche perché Rossini lo conosceva, e quando gli arrivò questa idea, questa commissione, cominciò a dire, ma insomma c'è da tremare, ecco, a sentirsi paragonato allo Stabat Mater di Pergolesi. Guardate che Pergolesi è stato uno dei compositori più sfortunati del mondo, perché era nato nel 1710 e muore nel 1736. Fate presto a fare i conti. In 26 anni di vita Pergolesi ha scritto La serva padrona, che conoscete, alcune belle commedie, delle opere serie come l'Olimpiade. Poco prima di morire di tisi,
si trova a onorare questa commissione, compone lo Stabat Mater, che è anche piuttosto ridotto, le dimensioni ve le ho dette, ma è importante notare per esempio che in lui manchi il coro. Lui decide che sia per un soprano, per un contralto, per orchestra d'archi, violini, viole, violoncelli e così via, e poi per l'immancabile organo. Però manca il grande coro, così come mancano i clarinetti, non ci potevano ancora essere, però sicuramente ci potevano essere i corni, gli oboi, qualche forma di percussione e così via. La sua concezione è così, potremmo dire, cameristica. Oggi siamo molto abituati ad ascoltare lo Stabat Mater di Pergolesi, per fortuna, perché è molto bello, però abbiamo sempre un limite, e cioè non sappiamo, facciamo conto di non sapere, che allora queste musiche le cantavano gli uomini e non le donne, per cui quasi sicuramente, anche se non ne abbiamo notizia precisa, la prima dello Stabat Mater di Pergolesi, che ebbe luogo a Napoli nel 1936, proprio pochissimi giorni prima che lui morisse, si avvaleva di un soprano maschile e di un contralto maschile, quello che oggi potremmo chiamare controtenore, ma non è poi così, perché il controtenore non è mica un castrato, non è mica un musico, il controtenore è un uomo che simula con degli artifici tecnici la voce femminile. Quelli là, in seguito a quella terribile operazione, conservavano una voce femminile, corroborata da un fisico che rimaneva maschile, quindi da polmoni e diaframma molto robusti, però la voce femminile era. E quindi anche oggi, quando ascoltiamo delle meravigliose esecuzioni dello Stabat Mater di Pergolesi, sicuramente non siamo in grado di recepire quello che era stato veramente il messaggio, la volontà precisa di Pergolesi. Detto questo, ripeto, tutto il 600, tutto il 700 è pieno di questi fatterelli. Per esempio, sorvolo sul fatto che il signor Concilio di Trento, quando finisce a metà 500, decide di cancellare tutte le sequenze. Come ho provato a dirvi prima, le sequenze e i tropi erano delle aggiunte, delle incrostazioni alla messa, e il Concilio di Trento volle rendere tutto più puro, più antico, più originario, e disse: cancelliamo, buttiamo via tutti i tropi e conserviamo soltanto quattro sequenze. Una di queste è quella pasquale, quella bellissima, quella che dice «Victime pascali laudes», lodi alla vittima pasquale. Cancellarono anche lo Stabat Mater nel 1563, quando finì il Concilio di Trento. Per fortuna, nel 1727 era Papa Benedetto XIV, il nostro cardinale Lambertini, che fu papa ma volle mantenere anche l'arcivescovato di Bologna, lui riammise nella liturgia la vecchia sequenza dello Stabat Mater. 1727, 9 anni dopo, Pergolesi puntualmente la compone e ha il permesso di eseguirla in chiesa. Arriviamo allora velocemente, se possibile, a Rossini. Rossini compone nel 1829 quella che lui non lo sapeva, lo sappiamo noi, era destinata a diventare la sua ultima opera, il Guglielmo Tell. Non lo sapeva perché già come salute poteva avere qualche problema, però continuava a firmare dei contratti, sicuramente firmò dei contratti per diverse opere, di una abbiamo anche il titolo. Pensava di comporre un'opera che si chiamasse, chissà come, La figlia dell'aria, tutto documentato. Poi, per ragioni varie, che non staremo a ricordare, non ne compone più di opere e rimane al Guglielmo Tell. Fa un po' di bella vita, come dire, ma insomma, fino a un certo punto poi. Sapete cosa succede nel 1830? In Francia succede la rivoluzione di luglio, quindi i Borboni vengono rovesciati, sale sul trono Luigi Filippo d'Orléans, che è un sovrano insomma, relativamente illuminato rispetto ai Borboni, che erano vecchi, decrepiti, reazionari e così via.
Solo che Rossini aveva firmato numerosi contratti, in particolare per un notevole vitalizio, con i governi precedenti. Improvvisamente salta fuori un governo nuovo, il quale dice: no, no, non abbiamo nessuna intenzione di dare il vitalizio a Rossini. Rossini era anche noto come avaro, quindi aveva guadagnato, di soldini ne aveva, ma ci teneva, e tornò a Parigi e battagliò per anni, anni, anni. Solo dopo almeno 5-6 anni ebbe vittoria e si poté assicurare il vitalizio così a lungo. In tutti questi anni, dal 29 fino al 36, quando ritorna decisamente a Bologna, lui sta un po' a Bologna, ma sta soprattutto a Parigi. Peraltro a Bologna ha una moglie e a Parigi ha un amante, quella che sarà la sua seconda moglie, Olympe Pellissier. Frequenta il bel mondo, conosce tante persone, era onoratissimo perché era considerato il più grande operista italiano vivente e così via. A un certo punto, fra le varie occasioni mondane, eccetera, eccetera, riceve una proposta. Un arcidiacono spagnolo, che si chiamava Varela, cerca di persuaderlo a tornare a comporre opere, per carità, però una musica sacra si potrebbe fare, e nel 31 lui accetta di musicare la vecchia sequenza di Jacopone da Todi, Stabat Mater Dolorosa. Tutto a posto, l'esecuzione ovviamente doveva avere luogo non in un giorno qualsiasi, a Madrid, dove l'arcidiacono Varela era monsignore e così via, il Venerdì Santo, quindi non si poteva assolutissimamente derogare. Rossini comincia a comporre un po' di musica e poi si stufa, non riesce, non ne ha voglia. E c'era allora la cosiddetta prassi della parodia. Parodia, parola che oggi concepiamo in un modo soltanto, ci dà l'idea che parodia debba significare soltanto presa in giro. In realtà allora, per tante ragioni anche etimologiche direi, poteva voler dire il recupero di qualche cosa di precedente, cioè recuperare, assumere qualche materiale proprio o altrui e poi cambiarlo. Se per caso lunedì sera qualcuno di voi va al Manzoni a sentire le quattro cantate di Bach che verranno eseguite da John Eliot Gardiner, sappia che anche Bach, il sommo Bach, faceva continuamente uso della parodia. Bach è stato a Lipsia dal 1723 a quando è morto, 1750, 27 anni, era obbligato tutte le domeniche e le altre feste a produrre una cantata. Provate a pensare 50 cantate o 55 cantate all'anno per 27, ma non ne ha mica fatte tante. Molto spesso prendeva quello dell'anno precedente, ci metteva il corno invece dell'oboe, cambiava il soprano, aggiungeva un testo, cambiava le parole, ne faceva di tutti i colori, ma era normale, capite? Era assolutamente normale. Questo fu normale anche per Rossini, era normale anche per Rossini. Vi sarà capitato, anche ascoltando certe opere tipo Cenerentola e così via, di sapere, di leggere che quell'aria lì non l'ha poi mica fatta lui, quel recitativo lì. Quando era giovane Rossini era anche un po', scusate la parola, un po' simpaticamente cialtrone, cioè faceva presto, tirava via, non consegnava, era fin troppo disinvolto. E quindi quando c'era da andare in scena quel tal giorno e mancava un'aria, lui andava da un amico: senti, me la fai tu l'aria? Questo qua, con grande disinvoltura, buttava giù un po' di note, scriveva un'aria plausibile e si andava in scena con una musica che era al 90% di Rossini, al 10% di un altro. E allora Rossini disse: io non ho voglia di comporre tutta questa roba. Compone il primo pezzo, saranno in tutto 10 pezzi. Il primo pezzo lo compone, poi compone il 5, il 6, il 7, l'8 e il 9. Gli altri non li compone. Viaggia, traffica regolarmente fra Parigi e Bologna. A Bologna lui conosceva molto bene il maestro di cappella della cattedrale di San Pietro, che era il maestro Tadolini, Giuseppe Tadolini. E allora dice: senti, io ho fatto una metà dello Stabat Mater, perché tu non mi fai l'altra metà?
Tadolini accetta, ma ripeto, non per forme di chissà quale audacia compositiva, ma perché capitava ancora con una certa frequenza. Tadolini compone la sua musica, che sarà poi una musica tutto sommato plausibile. Guardate che anche quando si ascolta il Requiem di Mozart e si dice tutti che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, spesso non si pensa alla verità. La verità è che quasi l'ultima metà non è mica sua, capite? Ed è bella lo stesso. Sulla base di alcuni suoi frammenti, di alcune sue melodie iniziali, dei fidati allievi hanno elaborato qualche cosa che all'ascolto non ci sembra poi una frattura così evidente. Quindi, ripeto, si era assolutamente nella normalità. Tadolini compone i pezzi mancanti, naturalmente non si arriva in tempo per eseguire questa musica il Venerdì Santo a Madrid del 32, bisogna slittare al 33. Quindi nel 33, il Venerdì Santo, il signor Varela è contento perché nella sua chiesa viene eseguito questo Stabat Mater di Rossini e Tadolini, soprano, altro soprano, tenore, basso, un'orchestra bella nutrita, perché ci sono anche tre tromboni, e una base di organo e così via. Poi Rossini continua la sua vita, ha tutti i suoi problemi, le sue soddisfazioni e così via, ma intanto capite bene che attorno a ogni musica, a ogni idea, a ogni iniziativa di Rossini c'era un putiferio di iniziative, tutti volevano sentire, tutti volevano ascoltare. Gli editori non vedevano l'ora di stampare questa musica per guadagnare, ovviamente, solo e soprattutto per guadagnare. Lui li tiene buoni per molto tempo, finalmente, parecchio tempo dopo, un editore parigino dice: adesso io stampo tutta questa musica, metà di Rossini, metà di Tadolini. Rossini si infuria assolutamente e fa due cose. Prima di tutto impedisce a questo editore di stampare le parti sue, stampi le parti di Tadolini. Peraltro Tadolini era dell'89, aveva 3 anni più di Rossini, erano amici, quindi non c'era problemi di guai, di diritti, di storie, eccetera, eccetera. Le mie parti, dice Rossini, non te le do assolutamente, anzi, per ripicca, adesso compongo le parti mancanti. E quindi quello che non aveva fatto tanti anni prima, per capriccio, per stanchezza, per malattia o per altro, lo fa adesso in un secondo momento. E quindi musica anche il 2, il 3, il 4 e il decimo, l'ultimo pezzo. Così i 10 pezzi sono l'assieme e sono assolutamente tutti rossiniani. Possiamo immaginare che uno Rossini avesse difficoltà a eseguire questa musica? Appena Rossini alzava la mano, tutti si inchinavano per avere la sua musica. Quello che dopo poco tempo sarebbe capitato a Verdi con l'Otello e con il Falstaff. Verdi non si sognò nemmeno di firmare un contratto con nessuno per l'Otello. Era sottinteso che l'Otello andava in scena alla Scala con l'editore Ricordi. Ma sottinteso, ecco, se per caso avesse questionato con Ricordi e con La Scala, 1000 teatri, 1000 editori del mondo avrebbero preso le sue ultime opere. Quando un autore, voglio dire, raggiunge questo livello, questa fama, questo appunto gli capita. E quindi Rossini scrive tutto ciò e si trova nell'imbarazzo della scelta. Era già un po' malatino abbastanza, i problemi nervosi rampollavano gli uni sugli altri, si era portato a Bologna la signora Olympe Pellissier, l'aveva presentata alla moglie Vera, perché Olympe Pellissier a Parigi c'era il divorzio, ma in Italia no, assolutamente. Quindi sua moglie era ancora Isabella Colbran. Con grande disinvoltura presenta la sua nuova compagna a Isabella Colbran. Le due donne per qualche tempo simulano della disinvoltura dell'amicizia, ma è un'amicizia che sarà durata poche ore, pochi giorni, perché dopo un po' cominciarono a guardarsi in cagnesco, quindi lui pensò bene di lasciare la Colbran nella villa di Castenaso, di tenere la Pellissier nella casa di Bologna, qua in Strada Maggiore. La prima esecuzione doveva avere luogo a Parigi e siamo esattamente nel 1842, il 7 gennaio del 42, a Parigi
l'intero Stabat Mater di Rossini viene eseguito. Successo straordinario. Un secondo editore, il primo si chiamava Olagnè e stampò soltanto la parte di Tadolini, parentesi, e la stampò, e quindi l'abbiamo, con un guaio però, che stampò la versione per voce e pianoforte, per cui la parte orchestrale di Tadolini non c'è, o comunque è stata restituita, è stata rifatta per quello che mi risulta negli ultimi tempi. Potrebbe essere che nelle carte della Cattedrale di Bologna ci fossero ancora i manoscritti di Tadolini, ma questo non ve lo so dire. L'esecuzione di adesso è assolutamente tutta rossiniana. Il secondo editore si chiama Troupenas, che pubblica questa partitura, e quindi il lavoro di Rossini è perfetto. A Parigi c'erano fior di cantanti. Siamo in un periodo in cui siamo nel 42, e quindi pochi mesi dopo, nel 43, a Parigi, al Teatro Italiano, andrà in scena il Don Pasquale di Donizetti. 7 anni prima, nel 35, era andata in scena l'ultima opera di Bellini, I Puritani. Ve lo dico semplicemente perché in queste opere c'erano due cantanti, Mario, si chiamava Mario il tenore, e Giulia Grigi, che avevano delle voci meravigliose, voci belle, limpide, squillanti, cantavano l'opera che era una meraviglia. E Rossini, componendo soprattutto quest'ultima musica, tenne ben presente queste voci. Quando ascoltiamo il Cuius Animam, che è il secondo pezzo dello Stabat Mater, c'è ancora oggi chi rabbrividisce un po' e dice: oddio, mi sembra un pezzo d'opera. Forse sì, ma eventualmente ne parleremo. Certo è che lui pensava alla squillantissima, bellissima voce di Mario, che cantava I Puritani con tutti gli acuti, sovracuti che ci volevano. Altro problema: data la prima esecuzione assoluta a Parigi, bisognava studiare una prima esecuzione italiana, e lì non ebbe assolutamente dubbi. Rossini volle che la prima esecuzione avesse luogo a Bologna, nella sua città, nella sua seconda città dal punto di vista strettamente anagrafico. Era nato a Pesaro, come sapete, sarebbe morto a Passy, vicino a Parigi. Però tutto sommato lui arriva a Bologna verso il 1799, a 7 anni, e andrà via molto molto malamente nel 1848, durante la prima guerra d'indipendenza, proprio, come dire, nell'ambito di un vero e proprio tafferuglio, perché lui abitava in Strada Maggiore, non più nel palazzo che fa angolo con Piazzetta San Michele, sapete che c'è ancora la scritta qui visse Rossini, e così via. Aveva rinunciato a questa casa quando era morto suo padre, perché lui viveva anche col padre. Decise di alienare l'appartamento, il palazzo, lo vendette, per cui ancora oggi quella bellissima casa che era di Rossini è proprietà privata, per cui è inutile che speriamo di entrarci, ci si può entrare soltanto per conoscenza, per amicizia, eccetera. Si era trasferito in un altro appartamento. C'era a Bologna un importante tenore che cantava regolarmente le opere di Rossini, un bergamasco che si chiamava Donzelli, Domenico Donzelli, il quale aveva acquistato degli appartamenti dove adesso c'è il Museo della Musica. E Rossini, che fu anche padrino di un figlio di Domenico Donzelli, chiese di andare in affitto da Donzelli, che glielo concesse. Rossini si trasferì lì, visse lì gli ultimi anni bolognesi, solo che nel 48 capitò che un gruppo di soldati che partiva per combattere si incontrasse un battaglioncino che veniva da Rimini, forse veniva dal centro Italia, un altro veniva dal nord, da Piazza Maggiore dove si erano fermati. Si incontrarono quasi casualmente a metà di Strada Maggiore. Uno disse: ma qui non abita Rossini? Certo che abita Rossini, c'è anche la banda, chiamano Rossini, Rossini si affaccia, tutto bene fino a un certo punto, perché dopo un po', come forse capita regolarmente in questi casi, qualche mestatore, qualche personaggio turbolento cominciò a dire: ma perché applaudite quest'uomo, che è un uomo retrogrado, è un uomo all'antica,
È un ricco retrogrado, è uno di quei personaggi contro i quali andiamo a combattere. E quindi quella che era nata come manifestazione di gioia e di approvazione divenne un tafferuglio ostile a Rossini, che si prese una paura del diavolo, scappò l'indomani a Firenze e maledisse Bologna, disse città di aggressioni e mortadelle. Anche sto fatto della mortadella ci può lasciare perplessi, però non poi tanto, sapete, perché lui amava la mortadella, quindi tutte le volte che citava la mortadella c'era un qualche cosa di positivo. Io credo che non fosse un'ingiuria. Sapete che Bologna, come seconda città dello Stato Pontificio, aveva un privilegio, quello di avere un ambasciatore a Roma. E lo chiamavano l'ambasciatore della mortadella. Vedete che la mortadella purtroppo ci perseguita. Però, insomma, se lui diceva che la mortadella era più buona del prosciutto, avrà avuto le sue ragioni. No? Può darsi che anche qualcuno di voi, tutto sommato, sia d'accordo. Scappò da Bologna nel 48, tornò solo dopo per regolare un po' di affari e non ci volle più tornare. Quindi la sua avventura bolognese finisce esattamente nel 48. Nel 42... però era ancora abbastanza amico di Bologna e decise che la prima esecuzione italiana dello Stabat Mater dovesse avere luogo a Bologna, esattamente in questo salone dell'Archiginnasio. Preparò tutto molto molto attentamente, quegli aspetti, per così dire, di troppa disinvoltura che vi citavo prima per quanto riguarda le prime opere, fare, non fare, interrompere, aggiungere e così via, cominciarono a venir meno. L'ultimo Rossini, quello che visse tanti anni a Parigi, era addirittura maniacale, voleva che tutto nel suo studio, nella sua casa fosse perfettamente regolato. Aveva nello studio un aggeggio sul quale aveva posto le sue tre parrucche, allora bisognava per forza mettere, e quindi adoperava le parrucche a seconda della singola esigenza del giorno, quindi era diventato il contrario di quello che era stato in precedenza. E nel 42 volle preparare tutto perfettamente, tutto egregiamente per questa esecuzione. C'era un grande affare in tutta la città, tutti naturalmente volevano venire a sentire, tutti volevano acquistare il biglietto. Fra l'altro, naturalmente, lui non volle essere pagato direttamente, anche in questo caso, come aveva fatto già altre volte, volle devolvere il tutto per beneficenza, per costruire un pensionato, un qualche cosa del genere. Scelse accuratamente i cantanti, preparò i cantanti, si seppe per tutta la città di questo avvenimento, e fra tutti costoro che, vi dicevano, lottavano per poter entrare, pochi riuscirono a entrare. Anche stavolta, per quello che mi risulta, il teatro comunale non può, come dire, fare qui spettacolo, perché ci sarebbe un pubblico, per quello che ne so appunto, molto esiguo. Fra l'altro la sala è bella, grande e così via, ma una volta che si deve disporre l'orchestra, i cantanti, il coro e così via, la sala si trasforma quasi in un palcoscenico. Anche allora poterono entrare poche persone, lui stesso si comportò in modo strano, non si fece vedere alla prima, partecipò soltanto a una seconda esecuzione, ma la città era in fermento, per cui risulta che delle persone che non avevano potuto acquisire il biglietto per entrare, si ostinassero però a voler un pochino respirare, per così dire, l'aria di questo Stabat Mater rossiniano. E risulta che nel pavaglione ci fosse molta gente che arrivava con la sua sedia da casa, si mettevano di fianco all'entrata per sentire o comunque per respirare quest'aria. Chi abitava nei palazzi di fianco, immaginando che qualche eco dell'esecuzione saltasse fuori, stavano alla finestra e avevano invitato anche parenti, amici, quindi c'era una folla, non so, qua dentro, ma sicuramente una folla là fuori per questo grande avvenimento che ebbe il successo, ovviamente, che meritava. Nel fare le cose in grande, Rossini volle anche un direttore d'eccezione, e il titolo di questa chiacchierata si chiama Donizetti concerta Rossini. Volle chiamare Gaetano Donizetti, che era il grande compositore bergamasco che conoscete e che aveva per tanto tempo militato a Napoli.
chiamò Donizetti, Donizetti accettò di buon grado, ma Rossini aveva una seconda mira nel chiamare Donizetti, voleva cioè che la sua musica venisse eseguita nel migliore dei modi, ma sapeva che il liceo musicale di Bologna, quello che adesso è Conservatorio Martini, allora si chiamava semplicemente Liceo Filarmonico, voleva cercare un nuovo direttore per questo istituto. 3 anni prima, l'istituto aveva chiesto a Rossini di diventare direttore. Figurarsi, con tutto il nervosismo che aveva addosso, lui non poté assolutamente accettare. Furbescamente accettò di diventare consulente onorario. Cosa vuol dire consulente onorario? Vuol dire poter fare un po' tutto quello che voleva, quindi anche dirigere il conservatorio, però senza gli aspetti formali, senza gli obblighi. Ci andava quando voleva, decideva tutto quello che voleva. Era consulente onorario, ma un direttore vero ci voleva. E lui sperava di convincere Donizetti e aveva anche un'arma in tasca. Sapeva che Donizetti, bergamasco, aveva lavorato per moltissimo tempo a Napoli con grande gloria. Le più belle opere di Donizetti, che sono la Lucia o altre, sono opere del San Carlo di Napoli. Sapeva che Donizetti, stando tanto a Napoli e insegnando composizione al Conservatorio San Pietro Maiella di Napoli, era stato papabile per la direzione del Conservatorio di Napoli. Nel 1837 era morto il direttore del Conservatorio di Napoli, il venerando Zingarelli, notevolissimo compositore, Nicola Zingarelli, e allora si dava per scontato che Donizetti dovesse succedergli. Lui scrisse anche un requiem per la morte di Zingarelli e così via. Sta di fatto che il re di Napoli fece quello che non si poteva immaginare, perlomeno da parte di Donizetti. Il re di Napoli nominò come direttore Saverio Mercadante, che era un notevolissimo compositore dell'epoca. Oggi abbiamo un senso della misura piuttosto diverso: Donizetti lo mettiamo piuttosto in alto e Mercadante, con tutto il rispetto, un pochino più in basso. Allora mica tanto, allora Mercadante era uno compositore sicuramente di grande valore. Ha scritto Il Giuramento, Il Bravo, Elisa e Claudio, Una Virginia, Una Vestale, opere belle. È stato importante Mercadante anche come autore di musica strumentale. I flautisti, per esempio, ancora oggi coltivano molto il concerto per flauto orchestra di Mercadante. Ma il re di Napoli non lo scelse perché era bravo, lo scelse perché era un suo suddito. Mercadante era di Altamura, era un meridionale. Il re di Napoli accettava Donizetti come professore di composizione e come punta di diamante del San Carlo, ma come direttore del conservatorio non lo voleva. Voleva un meridionale, voleva un suddito, ebbe Mercadante. Donizetti si infuriò, ma veramente si infuriò, anche per un'altra ragione, e cioè che pochi mesi dopo, avendo preparato un'opera bellissima che si chiama Polliuto, anche questa il re gliela rifiutò. Piantò in asso tutto, se ne andò a Parigi e così via. Ma Rossini pensava: l'hanno fregato, scusate la parola, a Napoli, sta a vedere che accetta Bologna. Ma Donizetti non accettò Bologna e fece bene. Perché in questo stesso anno, 1842, il povero Donizetti ricevette una letterina dall'imperatore di Vienna, il quale gli chiese di diventare maestro della Cappella Imperiale di Vienna. E quindi, dal punto di vista della carriera, Donizetti mieté questo enorme successo. Scrisse una letterina al suo maestro, Simone Maier, dicendo anche una piccola bugia, ma non si era accorto, non poteva capire di star mentendo. Caro maestro, sappia quello che mi sta succedendo. Mi danno il posto che era stato di Mozart. Invece sappiamo tutti che Mozart non era mai stato maestro di cappella a Vienna. Questo per dire come fosse contento Donizetti e quante belle cose si meritasse. E quindi il povero Rossini fu disingannato in questo senso. Donizetti però fece il suo dovere come concertatore e nel rapporto così temporaneo fra i due ci sono
due cosettine importanti da dire, una piuttosto triste, una invece anche divertente. Quella triste è che Donizetti si trovò davanti a un Rossini talmente depresso che lo vedeva piangere. Rossini diceva: resta a Bologna, siamo amici, ho bisogno di un conforto, frequentiamoci. E addirittura piangeva Rossini. Questo dal punto di vista artistico ci importa poco, ci importa dal punto di vista umano, biografico e così via. La cosa divertente invece è un'altra, e cioè che venendo Donizetti da Milano, Rossini gli fece anche la domanda più semplice, più banale che si può immaginare. Tu che vieni da Milano, che notizie mi porti? Cosa succede a Milano? Cosa c'è alla Scala? E Donizetti gli rispose: alla Scala c'è un'opera, ma bella, 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 che vorrei avere scritto io, ci metterei la firma sotto, purtroppo l'ha scritta un'altra. E Rossini dice: ma chi è questo qua? Ah, non so mica, uno che si chiama Giuseppe Verdi, ma non ho idea di chi sia. L'opera si chiama Nabucco, mi pare che non sia male, l'avrei volentieri firmata io, e vedrai, disse Donizetti a Rossini, che questo Verdi, insomma, qualche cosa combinerà, magari anche a nostro danno. Il 18 marzo del 42, dunque, questa sala ascolta la prima dello Stabat Mater di Rossini, di cui adesso parliamo brevemente. Vi dicevo che la parte testuale di Jacopone consta di 20 strofette. Potrebbe essere interessante anche confrontare la maniera con cui i vari compositori hanno intonato questo pezzo. Sono 20 strofette piuttosto brevi, volendo un compositore potrebbe comporre 20 pezzettini, però si possono anche accorpare. Anche soltanto vedere come si era comportato Tadolini e come si era comportato Rossini è istruttivo. C'è chi concepisce un'aria piuttosto lunga in modo da acquisire 3 strofette, c'è che si accontenta per fare un ar di una strofa soltanto. E qui Rossini fu abbastanza diseguale. Volle cioè che la prima strofetta rimanesse un pezzo a sé, l'ultima strofa, che poi non è esattamente l'ultima, bensì la nona, fosse un pezzo a sé stante, però quando gli capitò, quando volle intonare un'aria per tenore, il cuius animam, pensò di poterla allungare quest'aria addirittura in 3 strofette. Quando poi arriva al grande quartetto che inaugura la seconda parte, cioè un pezzo che sta poco dopo la metà, pensa che per un quartetto ci vogliono parecchie strofe e quindi riesce a conquistare 5 strofe. Per cui delle 20 strofe abbiamo un caso di 5 pezzi, un caso di 3 pezzi, qualche caso di un pezzo solo, la grande maggioranza invece consta di pezzi, elaborati sopra 2 strofette. Del resto vi dicevo prima che le strofette erano questi 2 tetrametri trocaici con sotto un tetrametro trocaico catalettico, voleva dire un pochettino più corto. Se i primi 2 avrebbero comportato la trasformazione in ottonario, l'ultimo avrebbe comportato la trasformazione in senario. Il terzo verso della prima strofetta è quella che dice «Dum pendebat filius». Basta accorciare un pochino per vedere come possa saltare fuori il senario. E allora Rossini intona questo componimento obbedendo ad alcuni caratteri di sentore generale. Per esempio è un testo molto drammatico, come ricordate, come sapete, e quindi tutto sommato lui pensò che ci dovesse essere una certa frequenza, se non abbondanza, di modo minore. Infatti il lavoro comincia nel sol minore e finirà nel sol minore. È inutile che vi ricordi il sol minore di Mozart, per esempio la famosa Sinfonia 550, che è stata considerata perfino diabolica, lasciamo stare il diabolico. Nella musica sacra, anche nel Requiem in genere, Mozart e Verdi ce lo dimostrano, il modo minore, quello più triste, più languido, più ristrettivo, come dire, ha una sua
frequenza. E poi ci sono vari giochi di tonalità, e in questo senso lui, minore o maggiore che dir si voglia, tende a preferire, non esclusivamente naturalmente, però, le tonalità bemollizzate, quindi sol minore, si bemolle maggiore, la bemolle maggiore, così via. Ciò non toglie che ci sono anche dei mi maggiori con quattro diesis e così via, però un minimo di regolarità in tutto questo ovviamente compare. E allora il primo brano è questo pezzo iniziale, glorioso, grandioso, ricco, solisti, core e così via, che recita appunto queste prime parole, i due versi e mezzo, per così dire, la prima strofetta. Il secondo, ecco, il secondo è un'aria per tenore, è quel pezzo celeberrimo che dice «cuius animam gementem per transivit gladius la spada», attraversò l'anima dolente e gemente di Cristo e così via. È un pezzo squillantissimo, bellissimo, divertentissimo da ascoltare. Evidentemente la voce di tenore in qualche modo persuade Rossini e lo distoglie da una certa tendenza a un melodizzare cauto, a un melodizzare un po' tradizionale. In breve, a parte le parole, questo pezzo potrebbe davvero sembrare una cabaletta per tenore. Nell'ultimo atto del Guglielmo Tell, il tenore canta una cabaletta squillantissima, acutissima, qui siamo appunto a questi livelli. E sapendo lui di dover lavorare per questi grandi tenori a Milano, a Parigi c'era stato Mario, a Bologna c'era Ivanov, Nikolaj Ivanov era un grande, notevole tenore polacco che aveva tutti i suoi belli acuti anche lui. Se ascoltate anche il nostro Luciano Pavarotti a cantare questo Cuius Animam, sentirete lo squillo, sentirete lo slancio della melodia e sentirete questa nota acutissima alla fine, che è veramente, veramente un qualche cosa di molto, molto complesso, complicato. Subito dopo succede invece qualcos'altro. Abbiamo un altro pezzo molto bello anch'esso. Qui se stomo, qui non fleret, matrem Christi si videret in tanto supplicio. Quale sarebbe, quale può essere l'uomo che vedendo la madre di Gesù in tanto supplizio non si metterebbe a piangere e a condolere? È un bellissimo passo questo a due voci, non la voce del soprano, non la voce del basso, bensì la voce del primo soprano e del secondo soprano. La parola secondo soprano non deve meravigliarvi, si usa dire mezzo soprano a volte e va benissimo, contralto mica tanto. Per ragioni di contingenza, presumo, Rossini preferì musicare per due soprani, però voi capite bene che se due soprani per caso cantassero esattamente all'unisono, la musica ne scapiterebbe un po'. Basta che cantino a qualche piccola distanza, per cui una possa essere ma ancora chiamata voce di soprano, quell'altra, ripeto, o secondo soprano o mezzo soprano. I 10 pezzi che compongono l'opera sono quasi tutti piuttosto scattanti e piuttosto brevi. Ce n'è qualcuno un pochettino più lungo, per esempio quel pezzo ancora successivo che è l'aria del basso, Pro peccatis sue gentis, che è stato quello che si è meritato più critiche fin dall'inizio, perché la voce del basso, insiste un po' troppo. Sono brevissimi di solito questi brani, se sono 10 che compongono appena un'ora di musica, capite che la musica è veramente svelta. In questo caso il basso, che fra l'altro adopera un ritmo puntato che non è molto molto diverso dall'arietta squillante del tenore, ha suscitato, come vi dicevo, qualche critica. Poi c'è un altro grande pezzo dove Rossini comincia a concepire una visione a cappella, nel canto, nel gregoriano, poi il canto a cappella era sottinteso, ma anche in seguito, soprattutto insomma, secondo un certo criterio di eclettismo, si voleva che ci fosse, per esempio, l'aria solo per tenore, un duetto per due voci, come vi dicevo, un grande coro con tutta l'orchestra, ma che ci fossero anche dei pezzi a cappella, cioè dove il canto era
esclusivamente vocale, e i pezzi che arrivano sono un brano per coro e un, dice Rossini, un recitativo per basso. E così cominciamo a chiudere velocemente la prima parte della sequenza. È quel pezzo che dice Ei amater fons amoris. Velocemente passiamo alla parte successiva, dove si comincia ancora con la parola mater, però non è più Eia mater fons amoris, è sancta mater, sancta mater. E questo è quel pezzo che vi citavo prima. Prima abbiamo avuto il pezzo a cappella, adesso abbiamo il lungo quartetto, bello, bello, lungo, molto denso, molto intenso, molto grandioso. Rossini aveva l'abitudine, quando cominciava la seconda parte delle sue opere, a tirare un po' via. I secondi atti delle opere sono sempre dei recitativi secchi, poi arriverà il duetto, arriverà qualcosa. In questo caso no, in questo caso finisce la prima parte con un bellissimo canto a cappella, comincia la seconda parte con un canto a quattro voci, ma bello, bello, robusto. Vi dicevo che è quello che acquisisce un numero più alto possibile di strofe. Ben 5 delle 20 strofe di Jacopone vengono acquisite in questa maniera. Poi c'è un duettino fra soprano e secondo soprano, Fac ut portem Christi mortem, che è strano, sapete, perché se è vero che nel complesso questo componimento non può non rispettare l'andamento trocaico, cioè lunga, breve, lunga, breve, lunga, breve, in questo caso si ha un capovolgimento, si ha un andamento invece più giambico che trocaico. Facut portem Christi mortem, qualcosa del genere. Del resto mai la musica di questo genere ha avuto l'obbligo di onorare, di rispettare esattamente quello che è il testo. E poi c'è quella bellissima aria per soprano, che è Inflammatus et Accensus, bellissima, perché provate a recitarla brevemente. Inflammatus, noi abbiamo sentore di un accento che cada sulla terza sillaba. Quando lo ascolterete, e se lo ripassate, e se ve lo ricordate, sentirete che Rossini comincia con una bella nota alta, acuta per il soprano, e anche bella lunga. Per cui noi diciamo Inflammatus, lui dice Inflammatus. Anche qui la musica ha tutta evidentemente la sua libertà. Per cominciare a concludere, per finire l'opera, abbiamo naturalmente un altro pezzo d'assieme che vola ancora a cappella, ed è il pezzo più triste, più drammatico. Del resto le parole dicono quando corpus morietur, quando il corpo morirà, e qui Rossini è meno cantabile, meno dolce, meno soave, più aspro, più dissonante, ovviamente del solito, perché le parole non potevano non comportare questo senso. Questa sarebbe l'ultima delle strofette, ma era poi entrato in uso il fatto di concludere molto 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 semplicemente su una parola soltanto, ovviamente la parola Amen. In questo caso Rossini aggiunge alla sequenza di Jacopone non solo la parola Amen, anche le parole In sempiterna saecula. In sempiterna saecula Amen è l'ultimo pezzo dell'opera, il decimo pezzo dell'opera, ed è naturalmente bello, grande, ricco, glorioso, come deve essere. Ciò nonostante, come vi dicevo prima, alla complessità della scrittura fa contrapposizione il modo che, come vi dicevo prima, è un modo minore. Anche in questo senso Rossini vuole essere molto equilibrato: si era cominciato nel modo minore, si finisce nel modo minore. Sapete che questo testo dello Stabat Mater, eseguito qui all'epoca, ha poi fatto sì che le manifestazioni bolognesi di quest'anno per il 150° della morte di Rossini comportassero diversi altri concerti sullo Stabat Mater. Nel programma che è esposto là fuori, voi vedete che Bologna sta eseguendo anche lo Stabat Mater di Palestrina, anche quello di Gaffurio, anche quello di Verdi, anche quello di Gounod. Quindi voglio dire, si parla di Rossini,
ma non poi soltanto di Rossini, e del resto come sta per avere luogo lo Stabat Mater, come a suo tempo, 2 mesi fa effettivamente, il Conservatorio ha organizzato la Petite Messe solennelle all'Università, così mi piace finire dicendovi che il 28 maggio, cioè non questo lunedì ma quest'altro lunedì, alla Chiesa dei Servi, ho un po' di manifestini che vi posso dare se vi interessa, si eseguirà De Rossini quella messa di gloria data a Napoli nel 1820, che è un'altra oretta di musica, ed è una musica splendida, esattamente come questa, cioè la musica più vivace, più brillante, se per caso volessimo anche più operistica, che si possa immaginare. Ho qui un po' di manifestini e a voi devo dire, primo, grazie di essere stati qua ad appazientare, ma anche che vi aspetto con quell'opericciuola che si chiama Don Carlos, della quale parleremo fra qualche settimana. Bene, vi ringrazio.